Se parliamo di mortalità diretta per uso della sostanza, sì, la cannabis è molto difficile che uccida qualcuno, mentre l'alcol è perfettamente in grado di provocare un coma etilico, per esempio, e quindi decesso anche della persona, al di là del fatto poi degli effetti indiretti. La persona che ha bevuto in modo eccessivo, o addirittura francamente ubriaca, sale in macchina e quindi si uccide in un incidente. Chiaramente anche questo può capitare con molta facilità, però se si va a ragionare sulla letalità diretta della sostanza, un overdose da hashish, francamente, no. Un overdose mortale. Il dato puro in sé non significa nulla se non si analizza come è stato raccolto e qual è stato l'impianto metodologico dello studio. Due considerazioni. La prima è che è vero che l'Olanda ha tutta questa storia, questa tradizione, è anche vero che negli ultimi 10 anni, grosso modo, l'Olanda ha cominciato ad assumere degli atteggiamenti anche maggiormente restrittivi rispetto alla vendita della cannabis, anche solo per controllare i fenomeni migratori, perché poi quando diciamo che l'Olanda è un luogo dove si fuma molta cannabis, parliamo della cannabis che viene fumata in Olanda, della cannabis che viene fumata dagli olandesi in Olanda o della cannabis che viene venduta in Olanda indipendentemente da chi la compri? Tendenzialmente, se ragiono sui pazienti che noi abbiamo in carico per problemi alcol specifici, la loro età più che adulta, 45, 50 e più, no? 40, 45, 50, va bene. Se vado a vedere nei nostri stessi servizi l'età media delle persone che hanno un rapporto, diciamo, consistente con l'hashish, diventa 20, 24, 18, 30. Allora lì possiamo trovare una spiegazione. Sono fasce di popolazione che hanno abitudini diverse perché appartengono a età diverse. E allora la risposta, partendo da questa ipotesi, la risposta è questa. Chi usa nelle fasce d'età più cannabis parte intorno ai 14-15 anni, sale e se ne comincia a scendere intorno ai 25-30 e poi gradualmente tende a scendere sempre di più, mantenendo magari anche in una quota di sessantenni una certa quota di gente che magari fumava hashish fin da quando era ragazzino e magari lo spinello la sera per rilassarsi, tendenzialmente dicono questo, continua a farlo. Se andiamo a vedere l'alcol, stessa cosa, vediamo un bel picco di consumo nella popolazione giovanile, poi non si azzera ma scende. Quindi dove mi vado ad aspettare l'associazione più frequente, più consistente tra le due? Nelle fasce giovanili. Mi sposto sulla fascia dei cinquantenni, ne trovo anche lì, ma molto meno.